1861, Italia diventa unita, 1865, Firenze ne diventa la capitale. Un capitolo per Firenze e per l'Italia che non dimenticheremo mai e che abbiamo provato ad onorare con manifestazioni, incontri, eventi. Sono state allestite nel terzo piano di Palazzo Vecchio una serie di sale adesso disponibili al pubblico e soprattutto per gli studenti. Questa bandiera fu sventolata da Palazzo Vecchio la sera del 15 marzo del 1860. In questa stessa stanza, insieme ai tanti busti, ci sono due dipinti che rappresentano Garibaldi e Vittorio Emanuele II. Centrale fu la figura di Dante Alighieri, una Firenze che riesce a essere punto di riferimento culturale da allora per l'intera nazione italiana. Firenze in quei sei anni svolse il suo compito in maniera egregia. Qual era il compito? Era quello di unificare il paese.